Quest'anno siamo arrivati alla quarta edizione dello studio progetto di H4, coordinato dallo studio Orizzontale, che è un progetto che vuole mettere in luce il ruolo dell'architettura con e non per le associazioni, le istituzioni, per realizzare progetti che sono dal punto di vista accademico di studio, di analisi da una parte, e poi c'è un laboratorio didattico applicato alla costruzione reale dello spazio, in questo caso nella costruzione, la progettazione e la costruzione della struttura Via Vai, che è una struttura che arreda lo spazio di Santa Maria Paganica ed è un'istantanea di quelle che possono essere trasformazioni future su quest'area. Il progetto Vuoti di interesse all'interno del corso di studi H4 è un progetto a lungo termine in collaborazione con Maxi L'Aquila, il comune dell'Aquila e con l'aiuto e il coordinamento del sistema di associazioni aquilane fatto dall'Urban Center. L'installazione quest'anno vuole arredare la piazza, quindi è un corredo urbano fatto di sedute, di vasi, di nuove alberature e di una struttura centrale che è un palco con una struttura ombreggiante che diventa insomma la piattaforma per ospitare eventi sia del Maxi L'Aquila e sia delle associazioni aquilane durante il periodo estivo. Quello che vediamo è stato fatto proprio dagli studenti che partecipano e dalle studentesse che partecipano al laboratorio. Sì, i miei studenti e studentesse del laboratorio durante l'anno, nei 2 semestri, lavoriamo uno studio progetto di analisi sullo spazio pubblico aquilano e poi si sviluppa il progetto architettonico e si realizza all'interno di un laboratorio didattico di costruzione aperto anche alla cittadinanza attiva e a professionisti, partner locali che possono aderire come volontari alla costruzione. Come le installazioni degli altri anni, anche questa avrà un futuro una volta smantellata. Sì, grazie a una rete insomma, di rapporti, di sinergie che abbiamo istituito insieme ai partner di progetto negli anni, anche quest'anno il progetto, che appunto si chiama Via Vai, avrà una seconda vita in un secondo spazio, quindi un secondo tempo e un secondo luogo di progetto. Sarà quindi ricollocata in un'altra area dell'Aquila e sarà messa a disposizione per i cittadini anche dopo il suo esercizio qui nella piazza.